dal suo punto di vista, fare igiene delle parole oltre che dei comportamenti? Significa prendersene cura intanto, partendo, ora non si fa altro che discutere giustamente del coronavirus, partendo da una sorta di prevenzione, ecco. Ciò che più mi ha colpito di questa intervista, che ho estremamente apprezzato, infatti c'eravamo sentite prima, Eravate sentite, certo. concordata, è stato il fatto di porre l'attenzione, l'accento sull'indifferenza, ovvero sembra che oggi le parole non contino più, si può, vale tutto, si può dire tutto come, senza nessun tipo di autocensura, cioè pensare non lo dico questo perché non ha alcun senso, non dico questo perché sto parlando di un valore insindacabile. Quindi, secondo me, ecco, partendo dall'igiene, quella quarantena sta nell'abolire l'autoreferenzialità. O è dialogo? Oppure se sono io che parlo allo specchio o io che parlo su un social network da sola, non è più parola, ma è soltanto...